Salviamo gli studios di Cinecittà. Anche alla festa di Beppe Convertini al locale Momò a Roma si leva il grido disperato degli attori per salvare un patrimonio di storia ed un indotto economico non indifferente. Ne abbiamo parlato con Emanuela Aureli, che per molti anni ha prestato la sua professionalità in Buona Domenica. Come Buona Domenica, poi ha cambiato anche il nome, eravate a Cinecittà, che sta chiudendo. Lo so, quanti ricordi? Infatti questo mi sconforta, perché lì c'è tutta la mia carriera, ci sono i miei inizi con la corrida, per cui adesso esce la lacrimuccia, però ecco, speriamo che ciò non avvenga, speriamo che possano salvare questo grande palcoscenico di vita e anche di professionalità. Lì sono passate tante persone, i più grandi registi, da Fellini ai più grandi, insomma, a Roberto Cenci, che io adoro come regista, e ci sono passate tante persone a me importanti, per me molto importanti, Maurizio Costanzo, quindi tappe della mia vita che mai nessuno vorrà mai cancellare, come mai nessuno vorrà mai cancellare, insomma, un posto così importante per tutti gli attori, per il cinema, per l'Italia, per la nostra italianità. Spero che conserveranno, invece faranno di tutto per salvarlo, perché insomma bisogna, in questo momento in cui l'Italia sta vivendo tante, tante difficoltà, spero che almeno quello che è lo spettacolo, il divertimento, quindi qualcosa che ci possa un pochettino allontanare dalle problematiche della vita, che rappresentato dal cinema, da tutto quello che ci porta fuori, spero che venga salvato. Lo spero tanto, quindi speriamo, speriamo. Tu che ne pensi? Sono della stessa opinione, lì c'è la storia. Male, c'è tutta la nostra storia, c'è anche la mia, quindi nel mio piccolo io spero che salvino questa parte della mia vita. Venne creato in maniera lungimirante negli anni 30. E lì è passato il grandissimo cinema internazionale anche prima della Seconda Guerra Mondiale. Era molto lungimirante creare una scuola di attori. Era formazione, era una scuola di formazione non indifferente. Veramente, io spero che chi ha il potere, chi ci capisce veramente, perché io sono nella mia, insomma, sono una profana, niente di che, però io seguo il cuore nelle cose. Spero che veramente chi conta possa valutare tutto quello che rappresenta Cinecittà e tutti i posti che veramente fanno della nostra del cinema, insomma, la nostra bandiera, porta la nostra bandiera. Quindi speriamo, salviamo il cinema e tutti questi posti proprio annessi e connessi. Grazie, bacetto, ciao. Il bacio porta sempre bene, ciao.